Wow, devi essere molto forte. Forte. Voglio dire, hai sconfitto un tizio grande come me. Credo di dovermi arrendere. Ci vediamo più tardi. E se ne va piangendo. Charles, ho liberato la via. Ah, ok, non c'è più Charles. Ok, prossima cosa da fare. Controlliamo sempre qui. Cos'è questo? Mega Quake? Cos'è? C'è un altro... A quanto pare il livello 3 del sisma attacco. Dodge Master First Attack. Nah. Cosa posso fare? Ah sì, voglio aiutare la diva. Quindi voglio andare dal compositore che abita all'avamposto Arso. Il tizio coi baffi che abbiamo incontrato là tanto tempo fa. Tanto, 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 tanto tempo fa. Abitava in una di queste case. E vai, abbiamo azzeccata. Un compositore, sì, sono io. Scrivo canzoni, come puoi vedere. Amma, amma, ciu, ciu, ciu. Wee-hoo. Mi piace... No, anche questo parla in rima. Canzoni io scrivo nella vita e questo farò fino alla mia dipartita. E basta? Forse dobbiamo andare dalla diva? Ci vediamo dalla diva. Ok, eccoci qua, al Club 64. Diva! Ehi! Oh! Oh, quella rima finale! L'ho finalmente trovata! Preparati! E ascolta! Lo ripeterò solo una volta. Oh, sta scrivendo! Ho vinto la gara. Certo, mia cara. Non mi piace vantarmi, ma del talento che ho io posso fregiarmi. Ora alziamo i calici alle mie parole. Cha-ching! La diva pop ora canterà. Ah, ma non posso cantare senza musica. Oh, maledizione! Non mi è passato neanche per il capoccione. Le parole non sono la sola cosa che serve alla mia diva. Senza musica, è chiaro, nessuno sentirà la voce del mio tesoro. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Chi può unire le mie parole, la mia musica? Lo so, io lo so. Se sì, c'è... Mario, sono in ginocchio. Aiuta questo povero vecchio. Prendi questa musica e vai. Altrimenti saranno guai. Sì, le parole. Parole della canzone. Sbirciamo le parole. Eccoci qua, siamo all'avamposto. Mi spiace, la canzone era una di Justin Bieber, allora l'ho buttata nelle fogne. Quindi ci troveremo di nuovo a Toad Town. No, sto scherzando ovviamente, dai. Andiamo dal compositore.
Sono stufo di parlare in rima. Questo parla in rima e mi piace meno di prima. Prendi le parole. Dammi tre parole, Super Paper Mario. Cos'è questo? Fantastico. Queste sono parole eccezionali. Le parole sono semplici e chi le ha scritte le ha riempite di sentimento. È passato molto tempo da quando mi sono commosso così tanto. Mi commuovono così tanto che ho pensato a una bellissima musica per accompagnarle. Aspetta un secondo. Phew! Ho scritto la musica perfetta per queste parole. Ti avverto però, possono essere cantate soltanto da un esperto. Non conosco nessuno così abile. Ecco, prendi questa opera d'arte. Ecco la melodia. Andiamo. Se tutto va bene, la diva pop canterà anche meglio di Justin Bieber e Rebecca Black. E molta altra gente, tipo Mario Kart. Cioè, Marco Kart. Mario Kart è Paper Mario. Diva, arriviamo con le parole per te. Perché sai, per me sei musica. Musica, musica. Come on. Ah, ok. Oh, la mia povera voce. Io adoro cantare. Aiutami, Mario. Ehi, scrittore. Lady Boo, vai via. Non vedo niente se ci sei tu in mezzo alle scatole. Oh. Quella è musica, vero? Ecco qua, la melodia. Oh, sì, sì, sì! Questo è il meglio che ci sia! Con questa musica... ce la faremo! Diva, cantare, sentirti, finalmente potremo! Ora, Chanterelle! Tu che sei così bel... e le rime non so fare, canterai per noi questa nuova canzone? Avanti, non farci aspettare... non sarà un tormentone. Oh, è perfetta, così bella. Ma... e se non riesco a cantarla? Ehi, sarà tutto ok? Ce la puoi fare? Non disperare. Sii coraggiosa, cantala ad alta voce. Dolce, come sai fare. Ok. Ok, proverò a cantare. Ok, silenzio tutti. Ok. Che bella voce che ha. Oh, che bella che è. È corta, è semplice ed è limitata dall'audio del Nintendo 64. Mi fa sempre venire i brividi, non di disgusto, i brividi... non lo so perché. Brava, bravissima. Questa bella canzone mi ha fatto venire un coccolone. Mario, grazie mille. Ora, grazie a te, la diva farà faville. Posso cantare la di... sono così felice. Grazie, mi hai salvato, Mario. Vorrei fare qualcosa per te, ecco un piccolo regalo. Abbine cura. E teniamo l'effetto sonoro di... sentiamo cos'è.
Le campanelle. Puoi cantare ancora per me? Sì, dai. Sentiamola ancora una volta. Dai, non c'è che dire, questa è la versione completa, credo. Poi perché mi sono mosso, spero di no. Mi sono mosso per non far annerire lo schermo. Cavolo. E chi ha già finito il gioco magari ha visto Todiva e si è chiesto: da dove viene quella? Cosa sta facendo? Beh, se avete fatto questa piccola side quest, come le chiamano, beh, ora sapete da dove viene tutto questo. Molto bene. Cosa ci rimane? Prima di Koopa Koot, perché Koopa Koot si merita un capitolo a sé. Questo video è già parecchio lungo. No, ci aspetta l'ultimo esaltante, pericoloso, mortale e al contempo epico scontro al dojo. C'è una dormitina.